Ciao a tutti amici dall'animo e dal pollice verde, vi do il benvenuto o il ben ritrovati qui sul canale YouTube di Verdi e Contenti. Prima di andare avanti con l'argomento di questo video, che insomma avrete già imparato o avrete capito di che cosa andremo a parlare, vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube e attivare la campanella. In questo modo sarete sempre aggiornati su tutte le novità che andremo a caricare. Oggi sono vicino Viterbo, sono sul lago di Bolsena e sono venuta a trovare un carissimo amico di Verdi e Contenti, Mauro Di Sorte, dei Vivai Tara, Vivaio Giardino Tara, che come potrete vedere è veramente un grande esperto di ortensie, di idrangee e non solo. Vi consiglio di venire sul lago di Bolsena anche perché, oltre a farvi una bella vacanza, vi consiglio di venire a vedere il suo vivaio in maniera tale che avrete sempre tanti consigli e vi riempirete gli occhi di bellezza. Sono venuta qua ai Vivai Tara per parlare di ortensie. Siamo a giugno, quindi è il momento in cui esplodono, diciamo, nella loro bellezza. Mauro, dacci dei consigli, parlaci delle ortensie. Allora, i consigli che io do sempre in ogni occasione, il primo consiglio è di non comprare ortensie che non sia in questo periodo fiorite, perché sono sicuramente ortensie forzate che avranno dei scarsi risultati, sia che sono coltivate in vaso o in giardino. Ora veniamo alle ortensie. L'ortensia, come sapete, è una pianta citofila. È una pianta che non ha grossi problemi di coltivazione, basta attenersi a delle regole semplici e lineari. Vuole un terreno acido, molto buono. Non vi soffermate a comprare terricci economici, ma comprate sempre un terriccio di qualità. Mai lesinare sul terreno, mai. Lesinare sul terreno, perché una buona riattivazione è già l'80% del risultato. Quindi un buon terriccio. Chiaramente l'ortensia, come ben sapete, è un'ubriacona, gli piace l'acqua, però attenzione perché non gli piacciono i ristagni, non ama i ristagni delle radici, come tutte del resto, come tutte le piante, insomma. È una pianta di facile coltivazione, basta attenersi a queste semplici regole: terriccio buono se coltivate in vaso, se coltivate in terra vedere il pH del terreno, perché il terreno deve essere acido. Se non è acido bisogna fare una grande buca per piantumarle e inserire del terriccio, della torba acida o del terriccio per acidofile già pronto. Attenendosi a queste semplici regole si possono avere degli ottimi risultati, tenendo conto che l'ortensia poi non prende malattie, non viene attaccata da insetti, quindi è una pianta che anche a livello ambientale è una pianta che sicuramente va coltivata in un buon giardino. Perfetto, nei consigli di coltivazione, nella posizione ombra. Allora, sfatiamo anche questo mito che l'ortensia è una pianta prettamente da ombra. A parte noi trattiamo tutte le famiglie di ortensie e noi in vivai abbiamo la classica, questa diciamo la macrofilla, quella che tutti conoscono, la più conosciuta. Questa va coltivata in mezza ombra, l'ideale sarebbe sole la mattina e ombra il pomeriggio, è la situazione perfetta. Poi dopo abbiamo le aspere, che sono prettamente da ombra, e le involucrate, poi abbiamo paniculate, quercifoglia e arborescence, che sopportano molto bene il sole. Quindi ecco, l'ortensia oramai non va più vista come il fiore globoso che deve stare all'ombra, che si può spaziare sia all'ombra, mezz'ombra, sole. E tra l'altro ci sono le arborescence che sopportano anche un terreno non prettamente acido. Perfetto, diciamo che Mauro ci ha dato già una grande introduzione al mondo delle ortensie. La possiamo coltivare facilmente, quindi è una pianta che possiamo agevolmente tenere in vaso o nel nostro giardino. Vi ricordo, per ulteriori domande o suggerimenti, Vivai Tara sul lago di Bolsena. Se questo video vi è piaciuto, lasciate il vostro like e condividetelo con i vostri amici green, perché il giardinaggio è condivisione e più condividiamo, più diventiamo green. Alla prossima, ciao!